Le parole del Presidente, diciamo che sul piano teorico sono in parte condivisibili, bisogna però vedere se tali parole poi saranno pienamente rispettate e soprattutto mi piacerebbe che le informazioni che sia l'assessore che il Presidente ci hanno snocciolato fossero complete, perché non si può dire che siano state dette cose non vere, ma sicuramente non sono complete e questo magari potrebbe anche deviare l'opinione dei cittadini che in questo momento ci stanno ascoltando o che in generale ascoltano le parole della nostra Giunta. Ma entro nel merito. Si è parlato di 1 miliardo in più per il patto per la salute rispetto all'anno scorso. Peccato che il patto iniziale prevedeva 115 miliardi contro i 111 stanziati oggi, quindi è vero che rispetto all'anno scorso, quando erano 110, ne abbiamo uno in più, ma è anche vero che ne abbiamo 4 in meno rispetto a quello che ci era stato promesso. Aspettativa di vita. Purtroppo il 2015, e questi sono dati forniti recentemente, vedrà dopo anni un aumento della mortalità in Italia. Considerando l'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle cronicità, il perdurare della crisi con conseguente peggioramento delle condizioni di vita, è molto plausibile che questo aumento della mortalità oltretutto riguardi le fasce più deboli della popolazione e ci auguriamo di non scoprire a fine anno, quando usciranno i dati definitivi, che questo aumento della mortalità riguarderà anche la nostra regione, perché è vero che siamo una tra le regioni migliori dal punto di vista dell'assistenza sanitaria, ma è vero innanzitutto che non possiamo sederci sugli allori con il rischio purtroppo concreto di peggiorare quella che è la nostra situazione. Oltretutto a me hanno insegnato sempre ad imparare da chi fa meglio di me per poter crescere, non guardare chi fa peggio per poi potermi vantare di essere migliore. Altra cosa che è stata detta dal nostro Presidente, più servizi in sanità. Peccato che in una risposta ad una nostra recente interrogazione ci venga riferito che la Regione nell'ultimo biennio ha incassato 2,4 milioni di euro in meno rispetto al biennio precedente a causa della diminuzione delle richieste di prestazioni sanitarie. Questo dato, guarda caso, coincide con l'introduzione del super ticket, che ha fatto sì che alcune prestazioni sanitarie costassero meno nel privato che nel pubblico, oltretutto con tempi d'attesa inferiori. Quindi per noi questo è un chiaro indirizzo verso la sanità privata. A proposito di liste di attesa, si è parlato, per così dire, di multare i pazienti che non si presentano alle visite. Concordiamo sul responsabilizzare il cittadino, responsabilizzazione che però noi attueremmo in maniera diversa, innanzitutto ad esempio effettuando un recall prima dell'appuntamento in modo tale che il cittadino possa confermarlo oppure disdirlo o spostarlo. Questo costerebbe praticamente zero, basta un semplice programma informatico che oltretutto alcune ASL già attuano, basterebbe uniformare il sistema a tutta la regione. In più dovremmo altresì responsabilizzare tutte quelle ASL che a oggi invece non rispettano i tempi d'attesa richiesti per legge, avvantaggiando in quel caso il cittadino penalizzato da un'inadempienza dell'ASL, concedendogli un bonus per il disagio creato dall'amministrazione, dalla sanità pubblica. Chiaramente così non si farebbe in modo tale che vengano attuati due metri diversi a seconda che si parli dell'amministrazione pubblica piuttosto che del cittadino. IRAP alle ASP. La nostra risoluzione depositata a settembre chiedeva l'eliminazione del vantaggio che hanno oggi le cooperative, azzerando l'IRAP alle ASP e mantenendo le risorse nei comuni affinché fossero sempre investite nell'ambito sociale. Qui oggi invece si parla di riduzione e azzeramento anche per le cooperative, mantenendo quindi questo vantaggio. Le cooperative però, non avendo bilanci dedicati, a questo punto potrebbero anche avere dei vantaggi fiscali per attività che non concernono la sfera del sociale. Quindi anche qui, secondo noi, l'azione, se volta in questa direzione, è sbagliata. Per concludere, ho sentito parlare di crisi. Bene, stare vicino chiaramente ai lavoratori e ai piccoli imprenditori che da 8 anni subiscono la crisi sicuramente va fatto. Però non ho sentito una parola che fosse una
sui cittadini ridotti sul lastrico dei fallimenti bancari che hanno travolto anche il nostro territorio, che il decreto salvabanche emanato dal vostro governo a Roma non ha tutelato in alcuna maniera. Qui noi oggi proponiamo che la Regione si faccia parte attiva istituendo un osservatorio e soprattutto stanziando un fondo a tutela legale delle vittime dei crack bancari della nostra Regione. Oggi presenteremo, oltre a questo emendamento, anche altri emendamenti che mettono in pratica quella che è la nostra visione e quella che è la visione del Movimento 5 Stelle riguardo il governo della Regione. Vedremo se il PD, dopo le belle parole sentite, vorrà seguirci anche nei fatti, per una volta magari senza andare a scoppiazzare qua e là, anche in malo modo, come sta facendo all'incirca dal nostro insediamento a oggi. Grazie.